Buongiorno, bentrovati a questa edizione straordinaria del TG6 per seguire la visita del generale Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, nella nostra regione. In questo momento è arrivato nel lab vaccinale di Via Tirino a Pescara. Vedete, proprio le immagini, che ci arrivano in diretta da Pescara con Figliuolo, accompagnato dal sindaco, Carlo Masci, dal governatore della regione Abruzzo, Marsilio, e poi dalle altre, autorità politiche, Figliuolo che sta entrando all'interno, del centro vaccinale nell'area di Pescara Fiere. Siamo, nella periferia di Pescara, in zona appunto, Via Tirino, zona, tribunale. Ecco, vedo anche il nostro Giuseppe Dintino, non so se riesce ad ascoltarmi. Buongiorno Giuseppe, Figliuolo è appena arrivato e aveva già incontrato i vertici della regione in una riunione, prima di poco fa, a Piazza Unione. Linea a te Giuseppe. Buongiorno dal paladiere di Via Tirino a Pescara. Vaccinale di Pescara. È appena arrivato il commissario straordinario per il contrasto all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, e è giunto adesso dopo una mattina tutta abruzzese. Come dicevi, è arrivato intorno alle ore 10 in regione a Piazza Unione a Pescara, dove è stato a lungo a colloquio con i vertici della giunta regionale, e ora è arrivato qui a visitare il centro vaccinale. È appena entrato dentro, adesso sta facendo il giro, accompagnato ovviamente dal governatore Marsilio, dal presidente del Consiglio regionale Sospiri, dagli altri rappresentanti alle istituzioni. È appena arrivata anche l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verici. Sono tutti i quattro direttori delle generali delle quattro ASL abruzzesi. Adesso noi stiamo attendendo che il commissario Figliuolo termini il suo giro e si avvicini qui a noi alla postazione della stampa per ascoltare una sua dichiarazione, e annunciata infatti una sua dichiarazione. Vedremo se sarà possibile anche riuscire a fare qualche domanda che in teoria non sarebbe prevista, quindi adesso attendiamo il tour del commissario appunto con il sindaco anche di Pescara, Carlo Masci. E attendiamo insomma che ci dica di più adesso che esce fuori. Giuseppe, tra l'altro la visita di Figliuolo oggi in Abruzzo segue quella di ieri in Molise e arriva in un momento cruciale per quanto riguarda la campagna vaccinale nella nostra regione. Ieri c'è stata l'inaugurazione, lo ricordiamo, anche del lab vaccinale di Scafa, e soprattutto si sta entrando in una nuova fase in cui ci saranno le vaccinazioni all'interno delle aziende e si apriranno anche le prenotazioni per le persone over 50, così come ci ha detto ieri l'assessore Verì nel corso della diretta che abbiamo mandato in onda proprio ieri da Scafa. Dunque, una giornata importante anche dal punto di vista simbolico, perché il commissario arriva in Abruzzo e credo che le autorità regionali abbiano chiesto al generale rassicurazioni rispetto all'arrivo delle dosi, che poi mi sembra, Giuseppe, la cosa più importante in questo momento. Pronto, Alfredo, scusami, abbiamo avuto un problema con l'audio, non ho sentito No, cosa stavi chiedendo. dicevo che la visita di Figliuolo, Giuseppe, arriva in un momento importante e immagino che nella riunione lunga che c'è stata prima dell'arrivo del generale lì nel lab vaccinale di Via Tirino, credo che i vertici della regione abbiano chiesto rassicurazioni rispetto all'arrivo delle dosi, che poi mi sembra la cosa più importante in questo momento. Esattamente, infatti l'Abruzzo ora sta accelerando per quanto riguarda la somministrazione alla fascia d'età 60-69, però è ancora indietro per quanto riguarda la somministrazione dei più anziani. In Abruzzo solo un over 80 su 5 ha ricevuto la prima dose. Ricordiamo che però sono gli over 80 il 60% delle vittime del Covid. Ieri, durante l'inaugurazione del centro vaccinale di Scafa, l'assessore Verì aveva detto che oggi avrebbe chiesto al generale Figliuolo vaccini per le attività produttive, quindi come sostegno all'economia per poter consentire alle attività di lavorare in serenità. E vedremo cosa ci dirà poi la Verì, qual è il responso del generale anche per riguarda appunto delle dosi di vaccino mirate alle attività produttive.
Sì, tra l'altro è appena iniziata la diretta Facebook della Regione Abruzzo della visita del generale Figliuolo all'interno del centro vaccinale, dove noi per consentire anche questa diretta non siamo entrati. Dunque, se appena la regia è pronta e riesce ad avere le immagini, se la diretta Facebook, come ci ha annunciato in background il capo ufficio stampa della Regione Abruzzo, è iniziata, possiamo anche vedere delle immagini prelevate proprio da questa diretta Facebook. Nel frattempo aspettiamo anche che arrivi ai nostri microfoni, così come a quelli dei colleghi, il generale Figliuolo, per una dichiarazione che ascolteremo e vi proporremo in diretta, se riusciremo, se saremo nelle condizioni di tempo. Continuiamo a vedere le immagini che ci arrivano in diretta da Pescara, e dicevamo dell'importanza anche simbolica, ma non solo, di questa visita. C'è poi, Giuseppe, tutto il tema relativo ai vaccini AstraZeneca, perché insomma, lo abbiamo toccato con mano, credo tutti, c'è grande diffidenza rispetto ai vaccini AstraZeneca. Le notizie che arrivano dall'Italia, insomma, anche su questo fronte non sono rassicuranti, perché tante persone non vogliono accedere a questa vaccinazione per i timori derivanti dai casi di trombosi che ci sono stati in passato. E dunque anche questo è un tema importante che sicuramente sarà stato sottoposto all'attenzione di Figliuolo. Sì, infatti ci risulta che ci siano persone che avevano prenotato la propria dose di vaccino presso i punti allestiti dalle ASL e che poi abbiano disdetto la prenotazione una volta saputo che il vaccino in questione era AstraZeneca. Questo probabilmente, il timore è anche a causa di una cattiva comunicazione probabilmente da parte dei vari cambiamenti di rotta da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'EMA su, pensiamo ad esempio alle fasce di età che sarebbero adatte al vaccino AstraZeneca, che sono state modificate più volte. Ad ogni modo, ieri però il commissario Figliuolo ha dichiarato che a partire da lunedì 11 maggio in tutta Italia si darà il via alle prenotazioni per somministrare il vaccino alla categoria degli over 50. Quindi la campagna vaccinale ad ogni modo prosegue e si iniziano a vaccinare anche le persone più giovani. Sì, ricordiamo a proposito quanto dichiarato più volte dal presidente Marsilio, non solo, anche dall'assessore Verì, rispetto al termine di questa campagna vaccinale, o diciamo al raggiungimento della tanto agognata immunità di gregge prevista per, insomma, fine estate, inizio autunno, quando poi ci sarà anche il ritorno a scuola per il nuovo anno scolastico. E anche qui l'arrivo delle dosi e soprattutto l'adesione massiccia e eventuale campagna di vaccinazione sarà importante per consentire di centrare l'obiettivo. Giuseppe, vedo probabilmente arrivare... Ecco il commissario generale. Alfredo si sta avvicinando per rilasciarci una dichiarazione. Sì, allora attendiamo che Figliuolo si avvicini ai microfoni per questa dichiarazione alla stampa a seguito della visita nel lab vaccinale di Pescara. Vediamo ancora che è a colloquio con il sindaco Carlo Masci, dunque attendiamo un secondo e dovrebbe iniziare adesso. Abbiamo la presenza graditissima del commissario Figliuolo. Cominciamo con il saluto da parte del sindaco di Pescara, Carlo Masci. Potete avvicinarvi? Io do il mio benvenuto personale e di tutta la città al generale Figliuolo e al commissario Curcio, che ci onorano della loro presenza a Pescara. Per noi è motivo di grande orgoglio, perché la struttura nazionale viene a vedere un'eccellenza che abbiamo realizzato grazie all'aiuto di tante persone che ogni giorno si impegnano per questa struttura e per farla funzionare. La cosa più bella è che quando le persone si vaccinano e escono da qui, dicono: noi non siamo dei numeri, ma abbiamo trovato sensibilità e umanità, e questa è l'Italia, perché l'Italia si muove con il cuore, con la passione, con il sentimento, e noi ogni giorno lo dimostriamo.
Io la ringrazio anche per un'altra cosa, la ringrazio perché noi abbiamo notato il cambio di passo, abbiamo visto che veramente adesso c'è una struttura che funziona in Italia e per la quale noi ci mettiamo il cuore, perché poi alla fine è la base che funziona e che deve funzionare. Quindi le chiediamo due cose: più vaccini, perché oggi noi possiamo vaccinare tutti quanti con una velocità incredibile. Questo è un centro che può fare più di 2500 vaccinazioni al giorno, 235 vaccini all'ora, e poi grandissima attenzione per i volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa, di tutte le associazioni che sono oramai veramente il nervo dell'Italia, perché noi ci siamo resi conto in questa pandemia che se non avessimo avuto la struttura dei volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa e di tutte le altre associazioni, non saremmo riusciti a fare quello che abbiamo fatto e che facciamo ogni giorno. Quindi questa attenzione gliela chiediamo, perché veramente l'Italia rinasce con questo spirito, lo spirito vostro di un impegno costante sul territorio e lo spirito nostro che ci siamo ogni giorno. Grazie. Grazie al sindaco, la parola la cedo all'assessore regionale alla salute Nicoletta Verini. Generale, a nome di tutta la sanità della Regione Abruzzo noi esprimiamo la gratitudine per il grande lavoro che lei sta svolgendo a livello nazionale. Noi abbiamo accolto tutte le sue linee guida e grazie alla sinergia, così come ha appena espresso il sindaco di Pescara, siamo stati in grado di portare la nostra regione a un risultato importante, un risultato sopra la media nazionale. Siamo attenti nelle strutture sul territorio e quindi con team mobili oggi siamo in grado, anche grazie al supporto che voi ci date, di andare in quei piccoli paesi purtroppo dislocati nella nostra regione che, come voi tutte sapete, ha una condizione orografica molto complessa. La ringraziamo tanto. L'importanza di oggi è data anche dalla presenza del capo del Dipartimento di Protezione Civile, l'ingegnere Curcio. Buongiorno, intanto grazie alla Regione Abruzzo per averci invitato. Ovviamente io in Abruzzo vengo sempre con un po' di emozione, c'è un forte legame che mi segue sia per le attività professionali ma anche le attività, come dire, di crescita umana. Per questa regione io riprendo l'appello del sindaco, questa è una regione generosa che negli ultimi anni è stata colpita da eventi importanti e che ha saputo organizzarsi, quel sistema che lei ha citato di volontariato, di volontà di protezione civile, ma di sistema civile fatto dai sindaci, delle istituzioni sanitarie, dai prefetti, dai cittadini, perché poi alla fine queste sfide si vincono se il cittadino comprende questo meccanismo. Beh, in Abruzzo è consolidato, dovrei dire da una parte fortunatamente consolidato, dall'altra parte sfortunatamente consolidato, perché è frutto di una serie di dolori che ha colpito questa regione, ma noi adesso vogliamo vedere avanti, prendiamo le cose positive, prendiamo questa organizzazione che è un pezzo importante della società e dei cittadini abruzzesi. Io riprendo l'appello di dire aiutiamo il volontariato, perché è la spina dorsale non solo dell'Abruzzo e dell'Italia, ma proprio del nostro spirito, del nostro paese. Guardate, un volontariato come esiste nel nostro paese, non esiste in nessun'altra parte del mondo. Quindi io credo che questo è un esempio di coordinamento, questo è un esempio di condivisione, questo è un esempio di percorso. Non ricordiamocelo solo delle emergenze, perché adesso stiamo facendo questo, ma ricordiamocelo quando programmiamo, quando finanziamo le strutture, quando organizziamo le città, quando organizziamo le nostre attività. Facciamo in maniera tale che chi dona sia messo in condizione di farlo nella maniera migliore possibile, come stiamo vedendo qui oggi. Grazie. Prima delle parole del generale Figliuolo, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio. Generale, grazie di essere venuto e io la ringrazio anche di essersi presentato con questa splendida tuta mimetica e con quel cappello da alpino in testa, a differenza di quanti contestano questa sua, diciamo, abitudine e considerano magari la divisa un male necessario, se non addirittura una minaccia per la propria libertà. La mia cultura personale e politica porta a dire che invece chi veste la divisa ed esibisce i simboli delle nostre forze armate e delle nostre forze dell'ordine è un
è un bene assolutamente provvidenziale per la tutela delle libertà e dell'ordine e delle leggi in Italia. Grazie del lavoro che state facendo, degli impegni che lei si è assunto e che adesso potrà meglio raccontare ai giornalisti e tramite loro a tutti i cittadini, nella fornitura dei vaccini che ci serviranno per mantenere il ritmo, nei complimenti che ci ha fatto per l'organizzazione degli obiettivi già raggiunti, e la ringrazio per il grande spirito di collaborazione che sta contraddistinguendo il lavoro comune per portare l'Italia fuori dalla pandemia e l'Abruzzo con essa. Grazie, buon lavoro, e di nuovo grazie per la visita e per l'attenzione. Oggi è il giorno importante per l'Abruzzo, grazie alla presenza del generale. Bene, intanto buongiorno a tutti e grazie per questa presenza dei media qui presso quest'hub vaccinale qui a Pescara, nella zona di San Buceto. Anche per me questo è un po' un ritorno a casa, perché è dal 74 che passo le mie vacanze a Silvi Marina, quindi queste zone le conosco bene. Poi sono anche alpino, l'Abruzzo è una terra di grandi alpini, quindi bisogna sempre ricordarlo, di questi splendidi monti. Qui siamo fra la Maiella e il monte che è il re dell'Abruzzo, quindi che dire, mi sento abbastanza a casa, devo dire. Passiamo adesso invece ai fatti qui. Allora, questo è un hub vaccinale da 24 linee, è uno dei migliori che ho visto durante queste visite che sto facendo insieme all'ingegner Curcio, e questo è un segno di bella Italia, cioè qui c'è un'integrazione fra il privato, quindi la Confindustria locale che ha messo a disposizione quest'area, questa infrastruttura, la città di Pescara, e qui ringrazio il sindaco, la regione, il presidente, qui abbiamo l'assessore alla sanità che sta tenendo saldamente il pugno in questa campagna vaccinale. Passiamo all'aspetto nazionale, i vaccini. Allora, questo, il mese di maggio è un mese di transizione, io mi aspetto 17 milioni di vaccini, stanno arriveranno con cadenza settimanale, così come li avete visti giungere in questa prima settimana, e ci daranno modo di tenerci sull'obiettivo. L'Abruzzo è sull'obiettivo, l'Abruzzo nei giorni scorsi è arrivata quasi a 13.000, li ha superati, il suo target è vicino ai 12.000, è capace di arrivare a 15.000 ma anche a 20.000 somministrazioni, perché noi ci dobbiamo preparare per giugno, quando avremo dei vaccini che arriveranno, affluiranno in maniera molto più abbondante dei 17 milioni. Quindi in questo mi sento di rassicurare il sindaco e il presidente della regione. I dati dell'Abruzzo sono confortanti per ciò che riguarda i numeri assoluti, un ottimo dato per i fragili, e questo fa onore alla regione Abruzzo. Poi, come ha detto l'assessore, è chiaro che c'è l'orografia, la compartimentazione del terreno, questa è la terra del Gran Sasso, quindi dobbiamo fare qualcosa in più per mettere in sicurezza i nostri anziani. Diciamo, l'Abruzzo in questo momento è leggermente sotto media, ma ce la possiamo fare, abbiamo già discusso assieme anche con i prefetti, e chiaramente invieremo dalla prossima settimana altri 3 team della difesa, team mobili, che si integreranno con quelli già presenti e con quelli della regione, per essere dedicati nei villaggi rurali, nei villaggi montani, a vaccinare persone anziane e fragili. E questo è un po' il senso della direttiva che ho emanato qualche giorno fa, cosiddetta isole minori. Non è una direttiva rivolta solo alle isole minori, ma è rivolta a tutti quei cittadini che vivono in condizioni di isolamento geografico e di lontananza da presidi sanitari. E perché lo facciamo adesso? Lo facciamo adesso perché in questo momento abbiamo più vaccini e abbiamo a disposizione un nuovo strumento che è un vaccino monodose. Quindi anche nei paesi montani dell'Abruzzo, su disposizioni dell'autorità sanitaria, concordo con il Presidente, si potrà andare e vaccinare in determinate aree tutti i residenti. Io parlo soprattutto dei piccoli borghi, laddove anche dal punto di vista logistico, diciamo, è difficile, più difficile andare, quindi fare 2, 3, 4 giri
diciamo, non è utile, e quindi si può, con l'afflusso dei vaccini, pensare a fare una vaccinazione di massa di questo tipo. E devo dire, gli altri parametri per l'Abruzzo sono tutti buoni, quindi sono sicuro che noi ne usciremo al più presto da questa, dalla campagna vaccinale, e ci sarà modo di riaprire. Per ciò che riguarda le aziende, so che c'è molta richiesta da parte delle aziende. Questo, ripeto, maggio è un momento di transizione. I punti aziendali partiranno più avanti, quando avremo più vaccini, abbiamo messo in sicurezza gli over 65 e i fragili, e potremo aprire a tutte le altre categorie. Da lunedì partono le prenotazioni per gli over 50, e quindi direi che stiamo piano piano vedendo sempre più luce e stiamo attraversando il tunnel. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti. Solo una domanda, commissario. Ieri è stato raggiunto un punto importante di nuovo, cioè le 500.000 somministrazioni al giorno. Una cosa sola, i medici di base, i medici di famiglia, lamentano un po' il fatto di essere relegati in un angolo perché non hanno vaccini ancora, si sentono un po' di aver poco contributo nella campagna vaccinale. La ringrazio per la domanda. Sì, ieri il contanumeri è arrivato a 501.000, ma sicuramente nell'assestamento che si ha aumenterà anche di qualche po', magari di altri 5-10.000 unità, quindi per quello che il passo è buono, e spero e credo che anche oggi avremo questi numeri e anche domani. Per i medici di medicina generale, per me sono un assetto fondamentale per questa campagna vaccinale. La Regione ha appena chiuso l'accordo, io lancio un appello ad aumentare il numero dei medici di medicina generale, che possono veramente darci un ulteriore respiro per questa campagna. I numeri saranno direttamente proporzionali agli afflussi. Io ritengo che in questo mese si possa cominciare a vedere i benefici della campagna anche sui medici di medicina generale. Ne abbiamo parlato proprio nella riunione tecnica e la ringrazio. E per la ricorazione, per la ricorazione. Allora, abbiamo ascoltato le parole del generale Figliuolo, che adesso si sta allontanando dal recinto predisposto per la stampa. Credo che il commissario adesso proseguirà il suo giro, dovrà andare anche nell'hub vaccinale dell'Aquila, quello appena inaugurato da molte linee vaccinali, dove sarà accolto anche lì dal primo cittadino del capoluogo di regione Biondi. Allora Giuseppe, facciamo un po' il punto delle tante cose in realtà che sono state dette dal generale Figliuolo. Io partirei dalla prima, più importante in ottica appunto campagna vaccinale, che è la rassicurazione sull'arrivo settimanale delle dosi. Sì, infatti ha rassicurato che arriveranno più dosi all'Abruzzo, e anche raccogliendo l'appello del sindaco Carlo Masci in apertura dell'intervento, spero siate riusciti a sentire nonostante la distanza del nostro microfono, ma il sindaco Carlo Masci sostanzialmente ha detto a Figliuolo: dateci i vaccini, fateci arrivare più vaccini perché siamo in grado di somministrarli, e questa struttura lo dimostra, e struttura per la quale sono giunti anche i complimenti del commissario Figliuolo. Ha detto: è vero che per la somministrazione ai più anziani l'Abruzzo è leggermente indietro, ma si può migliorare. E anche sollecitato dall'assessore alla sanità Verì, che ricordava appunto le difficoltà geografiche anche del nostro Abruzzo, con diversi paesi isolati nell'entroterra abruzzese, Figliuolo ha fatto un paragone anche con la scelta di vaccinare gli abitanti delle isole minori, che sono appunto i più isolati e anche i più distanti dai presidi sanitari, dicendo appunto che ora è tempo di vaccinarli, appunto perché sono i più isolati, ma anche perché adesso c'è a disposizione un vaccino monodose, ed è per questo che facciamo, che li vacciniamo adesso. E è venuto con la divisa, il cappello d'alpino, l'avete visto, ha ricevuto per questo anche i complimenti dal governatore Marsilio. E a seguire, dopo questa visita, nel primo pomeriggio Figliuolo è atteso all'Aquila, come dicevi, al centro vaccinale di San Vittorino.
Allora, sì, tra l'altro nota di colore, mentre vediamo l'auto del generale che si allontana, nota di colore, Figliuolo ha ricordato anche di essere legato alla nostra regione per averci trascorso tante volte le vacanze, tra l'altro qui dove ha sede la nostra emittente a Silvi. Detta questa nota di colore simpatica che ricorda anche insomma il legame con l'Abruzzo di Figliuolo anche per la penna che porta in testa da alpino, torniamo invece al tema dei vaccini e mi sembra importante, lo hai detto tu giustamente, lo rimarcherei Giuseppe, che il generale ha rilanciato l'operazione EOS, quella che aveva visto militari impegnati nelle vaccinazioni nei paesi dell'entroterra. Ci saranno, ha detto il generale, delle unità che andranno appunto con i vaccini di Johnson & Johnson monodose per i paesi e le aree montane a vaccinare dapprima i più fragili, e questo mi sembra un tema importante, così come quello dei medici di base. Sono fondamentali, ha detto Figliuolo, e forse lì fino a questo momento c'è stata la maggiore criticità per quanto riguarda la nostra regione, perché probabilmente non si è partiti con lo slancio che si desiderava. Beh, sicuramente vanno, i medici di base hanno bisogno di un protocollo sicuro e chiaro per poter somministrare ai propri pazienti, anche nei propri studi, il vaccino. Era stato raggiunto qualche mese fa, tra l'altro, l'accordo con la regione, era stato firmato il protocollo anche alla presenza dell'assessore regionale alla sanità, nonostante però le vaccinazioni dei medici di famiglia siano iniziate sicuramente piuttosto a rilento, quantomeno non con quella spinta alla campagna vaccinale che ci si aspettava all'inizio. Oggi era presente anche il capo della Protezione Civile Curcio, che ha parlato anche dell'organizzazione della Protezione Civile abruzzese, che ha giudicato ottimale da questo punto di vista, anche più performante di altre realtà italiane, perché l'Abruzzo insomma ha dovuto negli anni scorsi lavorare sulla protezione civile a causa delle varie tragedie che si è trovato a fronteggiare, in primis quella dei terremoti. Eh sì, tra l'altro Curcio, il capo dipartimento della protezione civile nazionale, ha sottolineato il grande lavoro che proprio in questa campagna vaccinale ancora una volta i volontari stanno effettuando. Ricordiamo che il personale, la stragrande maggioranza del personale impegnato all'interno dei centri vaccinali è volontario, c'è poi tutta la collaborazione delle associazioni di protezione civile, dunque ancora una volta il volontariato è il pilastro su cui si appoggia l'emergenza nel nostro paese e nella nostra regione, come ricordavi giustamente tu poco fa in collegamento. Allora Giuseppe, io direi che per questa edizione straordinaria è tutto, ci ritroveremo con te fra poco alle ore 14 nel corso della edizione del TG6, che sarà, ve lo dico, breve per lasciare spazio a Diretta Stadio. Oggi gioca anche il Pescara, dunque siamo impegnati su più fronti. Dunque grazie a Giuseppe Dintino per questo collegamento da Pescara, grazie anche alla collaborazione tecnica di Roberto Pulimanti. Questa edizione straordinaria termina qui. Ancora una volta vi rimando all'appuntamento con il TG6 delle ore 14. Buona giornata.